Pescare Show, il salone della pesca sportiva e della nautica da diporto, torna in fiera a Vicenza dal 26 al 28 novembre. Info e ticket su pescareshow.it. Quello della prima ondata di Covid è stato il periodo più nero degli ultimi 20 anni per numerose aziende del territorio. Il calo della produzione ha fatto registrare una picchiata nei grafici che ne registrano l'andamento. Un punto così basso non si era toccato nemmeno durante la crisi del 2008. Il lockdown nel 2020 ha indubbiamente e ulteriormente creato in questo ventennio, diciamo, un'anomalia storica che insomma, stiamo ancora cercando di capire e di risolvere. La produzione, in particolare in quest'ultimo trimestre, è però tornata ad avere segno positivo, con aumenti del 14% rispetto allo stesso periodo del 2020. È una tipica ripresa, tecnicamente la chiamiamo a V, cioè con un fortissimo calo che si è manifestato ovviamente nel 2020 e poi progressivamente una ripresa degli output produttivi abbastanza rapida, abbastanza veloce, e che è ancora in una fase espansiva. La speranza è che nei prossimi mesi si possa tornare ai livelli di produzione raggiunti prima della crisi di Lehman Brothers. Stiamo avvicinandoci, ma adesso dobbiamo capire se riusciamo a stabilizzarsi a quei livelli. E comunque in ogni caso se torniamo, nella migliore ipotesi, a quei livelli, quindi non a livelli più alti. Ma la ripresa non interessa tutti i settori allo stesso modo. Ci sono settori che non si sono mai fermati e che stanno ancora andando bene, faccio l'esempio dell'alimentare oppure della plastica. È una ripresa che per certi settori è a doppia cifra, ma ci sono altri settori che invece non sono mai partiti veramente, e a questo mi riferisco per esempio al settore della moda, che è ancora in grave difficoltà ed è abbastanza, anzi direi molto in difficoltà anche in questo momento, tutto ciò che è automotive. L'opinione generale degli imprenditori sulla situazione attuale del mercato è sicuramente più positiva rispetto a qualche mese fa, anche se l'aumento dei costi delle materie prime e la carenza di materiali condizionano negativamente l'umore degli operatori professionali. Ci preoccupa moltissimo quello che ci aspetta nei prossimi mesi. In primis è molto pesante l'effetto dell'aumento dei costi energetici, gas ed energia, ma anche benzina, perché questo sta mettendo in crisi alcune aziende energivore e ci sono già dei settori che annunciano il rischio di fermo degli impianti. 870. Inizia con questo numero di nuovi casi positivi in Veneto un'altra settimana di lotta al Covid. Tra questi diminuisce l'età dei contagiati, che sono sempre più giovani e per i quali il contact tracing diventa più laborioso, causa una vita sociale più intensa tra attività sportive e discoteche. Gli ospedali continuano a riempirsi, 389 le persone ricoverate in area non critica, 71 quelle in terapia intensiva e purtroppo si continua a morire, 3 infatti le persone decedute nel fine settimana. A dover fare i conti con un vertiginoso aumento dei positivi più che raddoppiati in una settimana è il veneziano, che tocca quota 200 contagiati, con un aumento dei ricoverati in area non critica, 64 complessivamente, suddivisi tra gli ospedali di Mestre, Venezia, Dolo e Chioggia, e 7 in area critica, questi ultimi tutti non vaccinati. I numeri sono chiari, nonostante oggi ci sia un aumento dei casi, abbiamo visto anche in Veneto, anche con punte di 1.900 casi sabato, abbiamo registrato, però di avere ancora un'incidenza ospedaliera bassa, soprattutto di riscontrare che quelli che sono ricoverati in terapia intensiva in area non critica per la maggior parte sono persone non vaccinate. Intanto con l'apertura alla terza dose agli over 40 nel fine settimana è stato un vero e proprio boom di prenotazioni, esaurite in poche ore tutte le slot aperte dalle USL. La quota al momento aperta per il booster over 40, che è l'argomento di cui si parla adesso, in questo momento sono 105.000, ma da qui al 28 di febbraio, ma contiamo di aprirne un altro 85.000, cioè arrivare a 190.000 a breve. Il nostro lavoro da qui in avanti sarà quello di garantire a tutti la possibilità di prenotarsi, andando a fare manutenzione sulle
sulle liste d'attesa. A livello veneto sono 370.000 le prenotazioni per la terza dose dall'apertura agli over 40. Rimane invece ancora aperto il fronte delle prime dosi. Nel veneziano, ad esempio, tra i 30 e i 40 anni uno solo su 5 è vaccinato e solo il 50% dei minori dei 12 anni è vaccinato. Una situazione in vista anche del Natale che impensierisce i presidenti di regione che hanno chiesto e ottenuto un incontro con il governo. Per capire come comportarci anche in arrivo delle festività natalizie e quindi per salvare il Natale, salvare l'economia ma salvare anche la circolazione delle persone. Obiettivo salvare le festività natalizie dalla nuova ondata pandemica. I primi cittadini al lavoro per redigere ordinanze che regolano l'accesso ai centri storici e ai mercatini di Natale in tutti i luoghi di assembramento per non vaccinati e vaccinati. A Padova in giornata il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza e il Sindaco preannuncia già le prime misure. Ci sarà un po' di stretta per la salvezza, per rispetto alla salute di tutti quanti. Beh, se ognuno fa il proprio dovere forse andiamo meglio. Stretta vuol dire mascherine all'aperto o anche Super Green Pass? Mascherine all'aperto penso quasi sicuramente, poi vediamo il resto. Da Padova a Treviso a Vicenza la linea dei sindaci è quella di lavorare in sintonia con misure che siano uniformi tra i diversi comuni in modo che il cittadino possa comunque muoversi senza andare incontro a misure diverse. E se sul Super Green Pass c'è chi è attendista e aspetta disposizioni da governo e regione, la formula che sembra essere condivisa, anche se con tempi di applicazione diversi, è quella dell'obbligo di mascherina anche all'esterno. Potrebbe essere una soluzione anche quella di rendere obbligatoria la mascherina in quelle circostanze dove richiamano un grande afflusso di persone. Interverremo entro i primi di dicembre, dal 3 cominciano poi i mercatini e quindi per quella data sarà efficace un'ordinanza che obbliga i cittadini all'utilizzo della mascherina nei punti di maggior assembramento vicino ai mercatini. I programmi natalizi in città al momento non stanno subendo modifiche e si vedrà nei prossimi giorni con l'andamento dei contagi, unica incognita, il Capodanno con veglioni e fuochi d'artificio. E Venezia ha già deciso di sospendere il tradizionale spettacolo pirotecnico. Maxi operazione della squadra mobile della Questura di Vicenza contro un'organizzazione che favoriva la prostituzione, composta per lo più da rumeni e da un ivoriano. Ma ci sono anche tre italiani, Alessandro Lorenzi, Filippo Rindolli e Dario Curato, tra le 8 persone che questa notte sono state arrestate per il reato di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. Il provvedimento di fermo emesso dalla Procura interessa in tutto 15 persone che operavano nel territorio vicentino. 7 di queste sono ricercate all'estero. Tutto è cominciato il 16 gennaio scorso. L'auto guidata da uno degli uomini coinvolti è stata fermata durante un controllo eseguito dagli agenti del commissariato di Bassano del Grappa. I poliziotti hanno individuato a bordo della vettura 3 donne coinvolte nell'esercizio della prostituzione. È tutta un'attività che nasce proprio durante il Covid, durante quell'attività in cui sulla strada c'erano ben poche persone. Una decina le giovanissime donne tra i 18 e i 30 anni, tutte di nazionalità rumena, che erano sfruttate per prestazioni sessuali. Gli incontri tra le vittime e i clienti avvenivano su strada ma anche a domicilio. Una scelta quest'ultima adottata soprattutto durante i periodi di zona rossa in cui gli spostamenti erano limitati. Se poi pensate che avevano anche a disposizione gli autisti che addirittura trasportavano a domicilio le donne per le prestazioni sessuali, vi fa capire come si era in un'organizzazione abbastanza, come voglio dire, forte e ramificata. Una vera e propria organizzazione criminale, con al vertice il cittadino rumeno Catalin Mileteanu, che si occupava di promuovere e organizzare l'attività. L'indagine ha evidenziato diversi livelli di questa associazione criminale, un livello apicale, un livello intermedio e un livello che si può definire di base, che appunto è quello che interessava agli autisti. Le ragazze erano costrette ad accettare più prestazioni sessuali ogni notte con numerosi clienti. Prestazioni numerose, guadagni prevalentemente trattenuti dai capi di questa associazione. Volare riducendo drasticamente le emissioni è l'obiettivo del progetto MAHEPA finanziato dall'Unione Europea che coinvolge 8 partner disseminati tra Italia, Slovenia, Germania e Paesi Bassi. Il soggetto capofila è l'azienda slovena Pipistrel Vertical Solutions, che ha anche una sede a Gorizia, e l'ingegnere bellunese Fabrizio Gaspari è il coordinatore del progetto.
Il progetto MAEPA è un progetto completamente finanziato dall'Unione Europea, durante il quale si sono andate a sviluppare due diverse varianti di propulsori ibridi per utilizzi aeronautici. Il primo propulsore, diciamo che segue un'architettura più standard, infatti un motore termico è stato ibridizzato con un sistema di batterie, andando quindi così a creare un propulsore ibrido in serie. Il secondo propulsore invece utilizza della tecnologia idrogeno, infatti delle celle a combustibile alimentate da idrogeno compresso sono state ibridizzate con un sistema di batterie, anche qui, andando così a creare un propulsore a emissioni zero. Questi due propulsori sono stati poi integrati su due diversi velivoli. Il primo, ovvero quello più standard, è stato integrato su un aereo a quattro posti dell'aviazione generale, il Pipistrel Pantera. Mentre il secondo, ovvero quello a idrogeno, è stato integrato anch'esso su un aereo a quattro posti, l'H-Y4, ma diciamo caratterizzato da una configurazione un po' più particolare, in quanto è dotato di due fusoliere separate. Con questi motori si è già volato e si spera di volare sempre più. L'intero consorzio di MAEPA ha sempre visto come ultimo obiettivo quello di poter riutilizzare quello che è stato scoperto ed avanzato durante il progetto per possibili futuri aerei più grossi, quindi possiamo pensare a un 19 o un 70 posti che potrebbe collegare aeroporti piccoli come quello di Belluno ad aeroporti internazionali come Venezia o Milano, quindi riducendo sicuramente i tempi di percorrenza, ma soprattutto le emissioni. Obiettivo salvare le festività natalizie dalla nuova ondata pandemica. I primi cittadini al lavoro per redigere ordinanze che regolano l'accesso ai centri storici e ai mercatini di Natale in tutti i luoghi di assembramento per non vaccinati e vaccinati. Ci sarà un po' di stretta per rispetto alla salute di tutti quanti. Beh, se ognuno fa il proprio dovere, forse andiamo meglio. Stretta vuol dire mascherine all'aperto o anche Super Green Pass? Mascherine all'aperto, penso quasi sicuramente, poi vediamo il resto. Da Padova a Treviso a Vicenza, la linea dei sindaci è quella di lavorare in sintonia con misure che siano uniformi tra i diversi comuni, in modo che il cittadino possa comunque muoversi senza andare incontro a misure diverse. E se sul Super Green Pass c'è chi è attendista e aspetta disposizioni da governo e regione, la formula che sembra essere condivisa, anche se con tempi di applicazione diversi, è quella dell'obbligo di mascherina anche all'esterno. Potrebbe essere una soluzione anche quella di rendere obbligatoria la mascherina in quelle circostanze dove richiamano un grande afflusso di persone. Interverremo entro i primi di dicembre, dal 3 cominciano poi i mercatini e quindi per quella data sarà efficace un'ordinanza che obbliga i cittadini all'utilizzo della mascherina nei punti di maggior assembramento vicino ai mercatini. I programmi natalizi in città al momento non stanno subendo modifiche e si vedrà nei prossimi giorni con l'andamento dei contagi, unica incognita, il Capodanno con veglioni e fuochi d'artificio. E Venezia ha già deciso di sospendere il tradizionale spettacolo pirotecnico. Beh, una delle cose che sicuramente è ricorrente quando sono alla guida dei veicoli è l'uso dello smartphone o ormai, come dire, questo dedicarsi ai social anche mentre si è alla guida. Padovani indisciplinati. Oltre 1.000 i conducenti di auto, veicoli, sorprese a fare uso di apparecchi telefonici e smartphone senza auricolari. Più di 1.300 quelli alla guida di un autoveicolo privo di copertura assicurativa. A livello penale lo spaccio di sostanza stupefacente rimane rilevante, con ben 49 minori deferiti alla procura, ma non solo. Sicuramente quelli reati afferenti al mondo degli stupefacenti. Nella circolazione stradale i dati dicono che il problema della guida in stato di ebbrezza, che è un comportamento che ha rilevanza penale, anche in questi 2 anni comunque l'ha fatta un po' da padrona. Quasi 2.000 gli interventi di sicurezza urbana in situazioni e contesti di degrado operati da personale specializzato. 26.300 i controlli della polizia amministrativa a pubblici esercizi e strutture ricettive. Questi i numeri del bilancio della Polizia Locale di Padova fra il 2020 e il 2021, nel 153° anniversario della fondazione del Corpo, che nel tempo si è modificato e ha allargato le sue funzioni e competenze e che oggi strizza sempre più l'occhio alla tecnologia. Abbiamo appena terminato la gara per acquisire le bodycam, 150 bodycam. Siamo probabilmente il corpo di polizia locale in Italia in rispetto al numero di unità che ne ha acquistate un numero maggiore. Adesso poi col tempo si vuole anche un po' ragionare sul discorso dei droni.
La tecnologia al servizio della sicurezza. La Polizia Locale di Padova, nel 153° anniversario della fondazione del Corpo, continua a guardare al futuro e ad investire in sistemi all'avanguardia. Bodycam e droni che vanno ad aggiungersi alle 344 telecamere installate e attivate da novembre 2019 nell'ambito dell'implementazione del progetto Padova Città Sicura, arrivando così complessivamente a quota 800 dispositivi di videosorveglianza. Ma non di sola tecnologia vive il Corpo. Finalmente, a concorso terminato, da dicembre a gennaio entreranno in servizio 24 nuovi agenti e 2 ufficiali. Una iniezione di energia positiva e volano per l'intero Corpo, che arriva così a 275 agenti. Continua intanto la formazione deontologica ed etica del personale in divisa per una comunicazione più positiva con il cittadino. Entra nel mondo Vassan. Il nostro team è pronto a guidarti nell'era del 4.0. Basta poco per trasformare il tuo John Deere in un John Deere con tecnologia satellitare. Guide automatiche, mappature, gestione flotte o del singolo mezzo, connessioni ISOBAS, assistenza immediata da remoto per supportare il tuo lavoro. Un servizio esclusivo garantito Sergio Vassan per essere sempre al tuo fianco. Il mondo intorno a noi cambia sempre più velocemente e noi continuiamo a interpretare questo cambiamento con dinamismo, presenza e lungimiranza per avere la capacità di progettare il futuro in modo sempre più sostenibile. Nasco dall'incontro di due culture che hanno unito le loro qualità. Sono la banca delle persone, per le persone, con le persone. Ovunque andremo insieme, mi troverai sempre qui con te. Volksbank. Noi siamo disorientati ancora di più. L'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico ha scatenato la rabbia dei docenti contrari alla somministrazione del siero anti-Covid. Forte la perplessità degli insegnanti sulla nuova scelta del governo. Non vedo perché questi pochi docenti che siamo noi non vaccinati, che da 3 mesi ci facciamo il tampone a 15 euro a volta, per 3 volte alla settimana, perché dovremmo essere noi adesso la causa di questo aggravamento della situazione? In questo scenario non è escluso che qualche docente contrario alla vaccinazione possa addirittura pensare di cambiare lavoro. C'è chi ha già deciso di non andare più a scuola. Ora sono a casa. È a casa? Sono a casa, non vado a scuola. Okay. Per quale motivo? Perché ho ritenuto che fosse conveniente starsene a casa in questo periodo. Tutto qua. Al momento quello che ci viene proposto è di non lavorare, quindi di non ricevere lo stipendio, quindi una sospensione vera e propria, e noi non siamo disposti però a cedere a un ricatto e chiediamo trasparenza innanzitutto e rispetto dei diritti fondamentali della Costituzione. Sono numerosi i casi di insegnanti guariti dal Covid che per la preoccupazione che il siero possa aumentare il livello di anticorpi in modo dannoso decidono di non vaccinarsi. Secondo i sindacati, si sarebbero potute trovare soluzioni alternative all'introduzione dell'obbligo. Non capiamo questo atto ulteriore di violenza, che non era necessario. Bisognava attrezzare e strutturare le scuole con forme di filtraggio dell'aria, di ricambio dell'aria, e allargando le strutture e assumendo personale, e sicuramente non con le classi pollaio. Ora i dirigenti scolastici sono in attesa di conoscere le indicazioni per procedere con le eventuali sostituzioni. Attenderemo anche le circolari esplicative del Ministero dell'Istruzione rispetto poi alle eventuali sostituzioni di personale che dovesse appunto scegliere volontariamente di non vaccinarsi. Nel giorno in cui il vaccino diventerà obbligatorio per continuare ad insegnare, sono state annunciate delle proteste. Sicuramente la resistenza resta, le proposte alternative ci saranno. Non credevamo, avevamo sentito naturalmente che c'erano queste intenzioni, ma veramente non credevamo sarebbero arrivati a tanto. Partito da piccolo, dalla miseria, da una famiglia povera, il più povero del paese.
Un self-made man, Ennio Doris, come oggi si usa dire, partito dal nulla, da un paese tombolo, allora tra i più poveri del Veneto, vite trascorse tra i campi e la stalla, alla quale anche quel ragazzino, che poi diventerà uno tra i più intuitivi visionari banchieri, sembra destinato, ma che una malattia, la nefrite, gli farà cambiare strada, portandolo sui banchi di scuola, la ragioneria a Treviso, e poi il resto è storia, come racconta Antonino, amico di una vita. Lui diceva sempre, quando è partito, dopo a prescindere che è andato con l'Antoniana, i suoi pari bassi, tutti se... quando è partito da solo, la prima volta diceva, mi raccontava, che è andato a Villanova di Campo San Piero. Diceva, sono andato da un falegname, aveva due calli nelle mani, diceva, e ha detto, signor Doris, detto, sono tutti i risparmi della mia vita, le raccomando. E lì piangeva. Allora, da questo è partito il grande Doris, che sa cosa vuol dire risparmio. E poi Celino, amico d'infanzia, trascorso nella contrada di Rondiello, a Tombolo, nella piazzetta, oggi diventata una strada a giocare, o al bar della contrada, oggi diventata un'abitazione. Siamo amici, siamo tombolani, veneti, bravo, buono, generoso, grossissima perdita, è un grande italiano. Veneto. A ricordare l'uomo e il compaesano, non il banchiere, è tutto il paese dove faceva spesso ritorno, dove sebbene vivesse a Milano non ha mai cambiato la residenza. Un crodino o un caffè al bar centrale, passato di padre in figlio, a servirlo c'era Giovanni. È stata una persona squisita per tutti perché dava parola e udienza a tutti, era speciale, poche parole, speciale. Un paese tombolo che Doris continuava a vivere nonostante gli impegni, nonostante la lontananza, conoscendo i suoi compaesani come Cico della Proloco. Per Ennio si può solo dire che è una persona con un cuore immenso, buonissimo con tutti, anche con noi in Proloco, una persona veniva sempre agli pranzi, alle sagre, sì, una persona eccellente, infatti sono anch'io adesso. È stato un pezzo di paese. Un pezzo, direi tre quarti del paese. La mestizia di un 25 novembre grigio fa da cornice alla visita alla tomba di Marianna. 19 pugnalate ne avevano straziato il corpo, un corpo preso anche a calci prima di esalare l'ultimo respiro. Io la notte non dormo e penso sempre a quel fatto là. Al cimitero di Grisignano è un appuntamento di dolore e rabbia per il papà Marino e l'amico fraterno Paolo. Quasi tutti i fine settimana vengo a trovarla, vengo a cambiare i fiori. A quell'ultimo appuntamento con l'aguzzino, l'8 giugno di 2 anni fa, c'era anche lui e la furia bestiale del Segnini non l'aveva risparmiato, riservandogli pugnalate quasi mortali. Ricordare quello che è successo è una cosa atroce, e sentire le urla e io che chiedo aiuto e purtroppo che è andata a finire male così. L'assassino è ora in carcere al Due Palazzi di Padova a scontare una pena di 20 anni, troppo pochi per papà Marino. Sono pochissimi, ma non li fa 20 anni, se ne farà 13, mi ha detto l'avvocato, sono tanti. Gli hanno concesso addirittura il rito abbreviato, lo sconto di pena e 20 anni, l'ho sempre detto e continuerò a dirlo, per me sono pochi, anche perché non se li farà tutti. Ho detto che non c'era la premeditazione, che non c'era la crudeltà. Eppure c'è stata. Eppure c'è stata comunque. Marianna, spinta da un presentimento, chiese a Paolo di accompagnarla all'incontro per la restituzione di alcuni oggetti, ma all'improvviso spunta la lama da sub, lei soccombe sotto la ferocia omicida e a terra finisce anche Paolo, polmone e intestino perforati, 1 mese di coma, 1 anno stomizzato. Mi ha chiesto di andare a fare da testimone, io l'ho fatto, però purtroppo non sono riuscito a impedire questa cosa qua. Violenza non è mai amore, recita la targa sulla panchina rossa che Montegalda dedica a Marianna. Purtroppo lei non c'è più e non, nessuno ce la porta indietro.
2.036 positivi in un giorno. Il Veneto è tra le regioni dove il virus continua a galoppare. Tra le province che superano i 400 casi positivi nella giornata di venerdì 26 novembre, Padova, Treviso e Vicenza, con rispettivamente 430, 424, 409 contagi. A ridosso anche Venezia, che si ferma a 390, 4 i decessi. Un Veneto oggi, questa settimana, ancora in fascia bianca, ma ancora per quanto? Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, è chiaro. Guarda, sì, è scongiurata la chiusura con l'area arancione, altrimenti avremmo chiuso tutto. E immagino che molti di noi andranno in arancione se continua così. Spero di no, ma se continua così finirà che si andrà tutti in arancione. Un rischio scongiurato per ora, ma uno dei parametri fondamentali per il cambio di fascia, quello dell'indice di incidenza, è significativo, oltre 200 su 100.000 abitanti. L'altro parametro è la capacità di assorbimento degli ospedali, che oggi è quasi arrivata al limite. Le terapie intensive sono piene, oltre 80 ricoverati, ma quota 100 è alle porte, come anche le aree non critiche vedono continui ricoveri. Sanità sotto pressione, impegnata su più fronti, dalle vaccinazioni al tracciamento alla cura, con il rischio inevitabile che ne facciano le spese le attività ordinarie. Senza contare che il Covid ci ha abituato a continui colpi di coda. Colpi di coda ci sono e adesso io dico la vaccinazione sta dando i suoi effetti, spero che ci sia una buona risposta sulle terze dosi e ovviamente anche sulle prime dosi per chi avesse ancora voglia di vaccinarsi. La Coppa Euro 2020 arriva a Vicenza, una prima in Veneto per il trofeo che per tre giorni sarà esposto nella loggia del Capitaniato per rivivere le emozioni del trionfo all'Europeo per poi ritornare a Roma. È la prima volta che la Coppa va per davvero in trasferta, ma è giusto che lo faccia proprio nella città dove ha sede l'Associazione dei Calciatori, che poi sono i principali attori e quelli che ci hanno regalato le grandi soddisfazioni quest'estate. Ad ammirare quella coppa vinta nel corso di un'estate da sogno per gli azzurri anche il pallone d'oro di Caldogno Roberto Baggio, che ha fatto una breve visita prima dell'inaugurazione toccando così con mano il trofeo. Che spettacolo! E con lui anche l'ex alfiere della nazionale Roberto Bettega. Bisogna fare i complimenti a loro che hanno fatto questa vittoria, ma anche a chi ha allestito questa cosa, all'AIC che si è impegnata per, al Comune di Vicenza, perché è molto bello parlare di sport, oltretutto uno sport vincente, penso che sia un bel messaggio. Ad accompagnare la Coppa anche le maglie dei giocatori della Nazionale, una mostra a Palazzo Trissino con una serie di figurine panini dedicate alla storia del calcio, con uno spazio dedicato ai due palloni d'oro vicentini, Paolo Rossi e Baggio. Quindi siamo qui insieme agli amici dell'Associazione Calciatori, con cui il rapporto è pluridecennale, proprio per celebrare questo momento e con le nostre figurine in qualche maniera risvegliare magari dei ricordi ancestrali. E c'è spazio anche per parlare dei mondiali del Qatar nel giorno dei sorteggi per l'Italia, che deve affrontare i play-off qualificazione. Penso che dobbiamo, e parlo come avete capito, non dico devono, dobbiamo andare in Qatar. Un silenzio attonito accompagna il feretro di Ennio Doris, scomparso a 81 anni. La moglie Lina, i figli, i nipoti seguono la bara ricoperta di fiori bianchi. Sono presenti Silvio Berlusconi con il fratello Paolo, i figli Marina e Luigi Berlusconi, c'è il presidente Luca Zaia, i vertici di Banca Mediolanum. L'Ave Maria di Schubert del flautista Andrea Griminelli accoglie nella navata le spoglie di Ennio. Il funerale, concelebrato da 5 sacerdoti, inizia con le orazioni dal pulpito. Il presidente di Banca Mediolanum ricorda Ennio Doris come esempio di testimonianza cristiana nella finanza. Seguono le parole toccanti della nipote Ago di Montigny. Il tuo impegno e la tua passione ci hanno regalato una vita di scelte. E scegliere non è un lusso consentito a molti. Non ci hai mai imposto di essere nulla al di fuori di quello che volessimo essere. La figlia Sara legge la lettera che gli aveva scritto durante il ricovero all'ospedale e al figlio Massimo il compito di ricordare le umili origini del padre, partito dal nulla, da un quartiere povero, di un paese povero, per costruire un impero. La commozione gli spezza la voce. Per un bambino il papà è veramente Superman. Poi arriva l'adolescenza, uno cresce e si rende conto che il papà è una persona come tante altre.
Beh, per me sei sempre rimasto Superman. E sempre lo sarai. Il mondo a tombolo non si era mai visto. Ennio ce lo ha portato. È la sintesi di Don Bruno Caverzan, il parroco amico di Ennio Doris, l'uomo che fondò la Banca Mediolanum e che fece della parabola dei talenti un metodo di vita, l'altruismo il suo imperativo. Le note di Ennio Morricone attraversano la navata nella solennità dell'ultimo saluto. Pescare Show, il salone della pesca sportiva e della nautica da diporto, torna in fiera a Vicenza dal 26 al 28 novembre. Info e ticket su pescareshow.it.